Buongiorno a tutti, benvenuti a Paese che vai, festa che trovi. Oggi ci troviamo a Santo Stefano Quisquina, più precisamente all'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina. Siamo in diretta per seguire la processione del martedì della festa patronale di Santo Stefano Quisquina. Insieme a me Mauro Zambito, Martina Chillura. Buongiorno Martina. Il paese che vai, festa che trovi, il primo appuntamento della nuova rubrica che vi accompagnerà nelle feste più importanti dei paesi dei Monti Sicani. E oggi ci troviamo all'eremo di Santo Stefano Quisquina per la festa di Santa Rosalia. Stiamo aspettando l'arrivo della Santa Patrona di Santo Stefano Quisquina. Intanto i cavalli e i loro cavalieri iniziano ad arrivare. Come avete capito, noi ci troviamo proprio in mezzo alla sfilata di cavalli che tradizionalmente accompagnano e precedono la Santa nel percorso che si disloca da Santo Stefano a Quisquina attraverso le contrade di Contrada Castagna, dei boschi, dei sentieri della Quisquina e che arrivano all'eremo attraverso un percorso che si snoda appunto dentro il bosco dell'eremo di Santa Rosalia. Ad attendere ovviamente la Santa ci sono i tamburi della Quisquina dietro di noi, che fra un po' inizieranno a rombare con i loro tamburi, e la banda di Santo Stefano Quisquina, oltre a una numerosa folla di persone che arrivano ovviamente dai paesi limitrofi, tutto in devozione di Santa Rosalia, patrona di Santo Stefano ma anche patrona di Palermo, giusto Martina? Sì, esatto, perché molti non sanno, soprattutto molti abitanti della città di Palermo non sanno che la tradizione tra leggende e verità inizia a Santo Stefano. Rosalia Sinibaldi, figlia di Sinibaldi appunto, proprietario terriero del feudo della Quisquina, nasce nei feudi di Santo Stefano Quisquina e all'età di circa 12-14 anni, in vista di un prossimo matrimonio che lei non voleva, decide di rifugiarsi nei boschi di Serra Quisquina, e proprio qui trova una grotta dove si rifugierà per ben 12 anni. Successivamente si trasferisce lungo un tortuoso percorso a Monte Pellegrino, sotto ovviamente la benedizione della regina Margherita, che è commossa dalla sua vocazione, decide di accoglierla e quindi prestare lei dare la possibilità di ripararsi a Monte Pellegrino. Sì. Esatto, siamo intorno alle 12, mancano davvero pochi minuti all'arrivo della Santa. Noi siamo sulla parte nord del convento dell'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, che ospita al suo interno un percorso guidato che ormai è meta di numerosi turisti, parliamo dalle 50 alle 60.000 presenze annue, ed è visitato da turisti che provengono da qualsiasi parte del mondo ormai, perché il culto di Santa Rosalia è diffuso anche nei paesi dell'est. Il convento è fruibile grazie a un percorso guidato, e le guide della Proloco e della cooperativa La Quercia Grande guidano i turisti all'interno proprio di questo convento a conoscere tutti gli ambienti del convento, ma anche del museo e poi della grotta e anche del santuario, della chiesa che è all'interno del convento stesso. La struttura dell'eremo si può definire, ha uno stile prettamente ambientale, definito ambientale, perché è costituito da, è cresciuto a tappe, diciamo, costruito a poco, e tutto ciò si mimetizza con l'ambiente. Sì, esatto, è praticamente molto, molto molto ambientato proprio all'interno del bosco della Quisquina, sul fianco nord del bosco della Quisquina. Ovviamente la festa di Santa Rosalia oggi ha il suo culmine con la processione appunto che è partita stamattina intorno alle 8 da Santo Stefano e
sta per arrivare qui all'eremo di Santa Rosalia. Subito dopo ci sarà la messa che noi di Magazze e tutto lo staff trasmetteremo in diretta e poi ovviamente le persone rimarranno a pranzare nei boschi come da tradizione con la carne alla griglia tipica di questo giorno del martedì di Santa Rosalia. Ecco, tipica dei Monti Sicani. È definito così questo giorno particolare. Possiamo continuare a parlare anche della storia di Santa Rosalia, perché c'è un salto di circa 500 anni, quando a Palermo c'era la peste, vero? Esatto, anche se la storia di Santa Rosalia era conosciuta sin dall'inizio, sin da poco dopo la sua morte, ma comunque soltanto 500 anni dopo circa appare in sogno ad una donna a cui indica precisamente il punto esatto dove trovare le proprie ossa. Ovviamente intanto i tamburi hanno iniziato. Interrompono i tamburi della spina. Thank you.
abbiamo come rappresentante onorario Giuseppe Militello e Giuseppa Valenti Popita, invece nella zona di Astoria Lisa Castellano, in Germania invece Nicola Ginexi, mentre a Parma Maria Agnese Traina. Forse potremmo tornare da su. Siamo a pochi minuti dall'arrivo della Santa, la banda sta intonando un inno proprio in onore della Santuzza che sta per percorrere gli ultimi metri che portano all'ingresso del Sagrato di Monte Rosa. Dopo l'arrivo della Santa, ricordiamoci, sarà la messa e a seguito, nel tardo pomeriggio, la Santa sarà riportata in paese attraverso un'altra processione, per poi questa sera essere portata in processione per le vie del paese e a seguito la cavalcata, dei cavalieri della Quisquina. Tradizionale cavalcata appunto che si snoderà per tutte le vie del paesino e avrà il suo culmine nella piazza principale di Santo Stefano, Piazza della Vittoria, dove tra due ali di folla i cavalli sfideranno e faranno vedere i loro passi, le loro movenze particolari ammirate ormai da tutti i turisti anche che stanno affollando Santo Stefano in questi giorni. Siamo proprio a pochi minuti dall'arrivo della Santa. Non so se alle nostre spalle inizia già a fare capolino. Ovviamente il numero delle persone qui cresce man mano, come cresce anche l'attesa per questo evento che è definito il culmine della festa di Santa Rosalia. Festa che ovviamente Martina vivrà l'ultimo giorno, diciamo un giorno più, come dire, mondano domani sera con uno spettacolo musicale. Sì, come ogni mercoledì di Santa Rosalia è ormai una tradizione, il momento in cui sul palco si esibirà un gruppo, per esempio domani si esibirà un gruppo di grande rilievo. I Parsifal, che sono una cover band ufficiale dei Pooh. Sostanzialmente è anche per questo, anche la sera, il Santo Stefano Quisquina è sommersa da persone, cittadini dei paesi limitrofi che si spostano appunto per vedere anche questi spettacoli canori o di altra natura. Ricordiamo ieri sera ad esempio ci sono stati due comici come Toti e Totino che hanno entusiasmato la piazza, hanno riempito letteralmente la piazza. Della Chiesa Madre. Sempre una folla sempre più gremita riempie la piazza. Sì, ovviamente il brusio della folla
cresce al crescere dell'avvicinamento della Santa verso, verso l'eremo. La Santa che ovviamente la processione si compone di un busto argenteo contenendo alcune reliquie della, della Santa, che è preceduta da, da un folto numero di cavalli con i propri cavalieri che per devozione più che altro percorrono davanti alla Santa tutto il percorso lungo la, la processione. Da sottolineare invece che stasera ci saranno molti più, sicuramente molti più cavalieri e molti più, più cavalli provenienti anche dai paesi, sì, dai paesi limitrofi. Il culto di Santa Rosalia, ricordiamo che non è soltanto un culto legato alla cristianità, ma per esempio sempre nella zona di Palermo c'è un gruppo abbastanza cospicuo di induisti che venerano allo stesso modo la Santa Rosalia, proprio perché la associano alla loro dea Kali. Ma nonostante questo, sia gli indiani, una comunità di Tamil precisamente, sia indiani, sia induisti che cristiani, venerano Santa Rosalia come, come una vera e propria dea. Sì, ovviamente la festa di Santa Rosalia dobbiamo dire che attira persone provenienti da tutte le parti del, della Sicilia, come detto in precedenza. L'eremo ormai è meta di pellegrinaggio da, da parte di tantissime persone, sia siciliane sia italiane. Ricordiamo che in questi giorni a Santo Stefano c'è un gruppo proveniente dalla, dalla Toscana, ma anche turismo proveniente da, dai paesi fuori dal, dall'Italia, comunque della comunità europea, Germania e Polonia su tutto, su, soprattutto. Ecco che diciamo, arrivano sul, sul sagrato i cavalli del Corpo Forestale dello Stato. Questo è il segno tangibile che la processione di Santa Rosalia sta arrivando, perché questi due cavalli sono quelli che precedono proprio l'arrivo della, della Santa, fanno proprio da scorta alla, alla Santa. Ed ecco l'arrivo della Santa. Mentre parlate fate collegare. È appena arrivata. Abbiamo il sindaco di Santo Stefano Bisquina, Francesco Cacciatore. Allora sindaco, c'è una comunità stefanese presente all'estero che spesso per questioni di lavoro o per forze maggiori è dovuta andare via. Qual è il messaggio del primo cittadino per chi ha Santo Stefano nel cuore anche se lontano? È un messaggio assolutamente di solidarietà, di fratellanza. Oggi Santo Stefano fa comunità e quando fa comunità lo fa in senso molto ampio. Santa Rosalia, la nostra protettrice, con grande devozione oggi viene ricordata. Noi siamo qui in pellegrinaggio, un pellegrinaggio che ha diciamo, radici storiche, ma le nostre radici culturali e sociali. E quindi oggi noi ricordiamo gli immigrati, ringraziamo quanti sono presenti e anche l'amministrazione comunale di Santo Stefano Bisquina vuole essere presente nel, nel ricordo e soprattutto con una prospettiva anche a lungo termine per i nostri immigrati e per uno sviluppo sociale della nostra comunità. Ultima domanda, possiamo sapere qual è il suo legame con la Santa? Il legame con Santa Rosalia è un legame molto forte, un legame veramente di profonda fede. Io sono assolutamente cattolico, sono credente e quindi per me Santa Rosalia, oltre ad essere un punto di riferimento diciamo religioso, è anche un punto di riferimento per altre vicissitudini. Noi stiamo lavorando tanto sull'itinerario Rosalie che collega Monte Pellegrino con Santa Rosalia alla Quispina. Riteniamo che questo segmento religioso deve essere assolutamente valorizzato. Grazie. Grazie a voi. Grazie, sindaco. Grazie a voi. Lo lasciamo andare via perché il sindaco accoglierà insieme al presidente del, del comitato pro festeggiamenti di Santa Rosalia 2016 proprio il busto argenteo che passerà tra le loro mani dall'ingresso della chiesa fino all'altare, all'altare principale. Arrivano anche i boy scout, il gruppo scout della, della Quispina, siamo proprio prossimi all'arrivo della, della Santa sul, sul piazzale del, dell'eremo. Il
sindaco Cacciatore parlava appunto dell'itinerarium Rosalie che è stato inaugurato proprio un anno fa, il 5 giugno 2015, alla presenza dell'arcivescovo della diocesi di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro. Appunto l'inaugurazione di questo itinerario ha portato a un aumento dei pellegrinaggi dall'eremo di Santa Rosalia fino al Monte Pellegrino, attraversa ben 14 comuni e 16 riserve naturali. Sì, esatto, il sindaco sottolineava appunto l'importanza di questo itinerario, di questo collegamento di circa 160 km che poi è la strada che sostanzialmente ha fatto Rosalia Stibaldi all'epoca fanciulla da Palermo fino qui alla grotta del Monte Quisquina per trovare il proprio riparo. L'attesa cresce e cresce anche la devozione di tutti i fedeli che sono qui per accogliere la Santa Messa. Da sottolineare anche che molti fedeli percorrono l'intero tracciato di cui si snoda Santa Rosalia a piedi, proprio per devozione e proprio per... Ecco, Santa Rosalia sta arrivando, viene accolta dall'applauso dei fedeli che si trovano qui davanti al sagrato dell'eremo. Ancora una sosta prima di ripartire e salire verso le scale che conducono all'ingresso della chiesa. Ovviamente tutte le persone che vedete con la maglia rossa e il cappellino giallo fanno parte del comitato pro festeggiamenti. Si trova qui all'eremo di Santa Rosalia, è il primo di una serie di appuntamenti che vi porteranno in tutte le piazze dei paesi, dei Monti Sicani, vi faranno conoscere tutte le feste e le tradizioni culturali e popolari dei paesi dei Monti Sicani, che appunto nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, soprattutto i mesi estivi, faranno tappa nei vari paesi. Siamo proprio quasi in dirittura d'arrivo, si aspetta l'inno papale suonato dalla banda affinché la Santa percorra gli ultimi metri. Ecco che riparte. Siamo pronti a partire. Ecco il momento dell'arrivo della Santuzza all'eremo di Santa Rosalia. Portata a spalla da alcuni membri del comitato e da semplici devoti, cittadini di Santo Stefano, devoti alla Santa, il busto argento di Santa Rosalia percorre gli ultimi metri, è arrivato sulla scalinata che conduce all'ingresso del santuario. Rieccoci, adesso il busto farà l'ultima sosta del suo pellegrinaggio proprio davanti al sagrato dell'eremo e poi verrà presa tra le mani del presidente del comitato e anche del sindaco e verrà consegnata a Monsignor Antonino Massaro, parroco anche dell'eremo di Santa Rosalia. Sì, il busto
verrà deposto praticamente all'interno della chiesa per poi essere ripreso nel pomeriggio e accompagnato nuovamente in paese. Come potete vedere dalle nostre telecamere, una folla gremita ormai affolla completamente l'eremo di Santa Rosalia. La festa è al suo culmine. Con un applauso la gente, tutti i devoti hanno accolto il busto di Santa Rosalia all'interno della chiesa. Ecco che sarà il tutto all'interno. Sono gli ultimi metri. Arriva anche. Il suono dei cannoni. Allora, come vedete, potete vedere la folla si va lentamente spostando verso i boschi che circondano l'eremo di Santa Rosalia, per il semplice motivo che la chiesa può accogliere tutti i fedeli che vogliono partecipare alla messa. Quindi molti fedeli adesso si spostano appunto nei boschi per iniziare la tradizionale spagnata, la tradizionale gita fuori porta all'insegna delle carni arrostite sul fuoco e sulla graniglia. Il busto
che all'interno dell'eremo di Santa Rosalia è iniziata la messa, la solenne celebrazione. Siamo Signore perché anche quest'anno possiamo celebrare questa Eucaristia dopo la salita al monte. E la salita al monte, proprio per una specificità che ha, ricorda proprio la fatica, la stanchezza che si ha una volta che si arriva. E vi dico una cosa più profonda del cuore: questo secondo anno che sono qui a Santo Stefano è per me un onore veramente oggi poter presiedere questa Eucaristia, che è veramente, l'altra sera quello che Pippo diceva, emozionato. Io sono pure emozionato perché per me è la prima volta, mi sento stefanese tra voi, quindi per me è importante poter celebrare questa Eucaristia con voi e con voi su questa terra di Dio, mentre tutte le nostre famiglie e tutti i bisogni che abbiamo, tutti, non escludo nessuno. È solo così che si può compiere questo disegno di salvezza che vuole Dio per l'umanità. E iniziamo la celebrazione eucaristica chiedendo perdono a tutti i nostri peccati. Thank you.
3.3. Prova, prova. Sì. Grazie.
nel tuo nome alzerò le mie mani. Se penso a te nelle veglie notturne, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, chi si vanta, si vanti nel Signore, perché non colui che si raccomanda da sé è inapprovato, ma colui che è il Signore raccomanda. O se potete sopportare un po' di follia da parte mia, ma certo voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina, avendovi promessi a un unico sposo per presentarvi quale vergine casta a Cristo. Parola di Dio. Tutto intessuto
di termini che per noi sono molto familiari. Si parla di sposalizio, si parla di sposo, sposa, la sposa che va a cercare lo sposo in mezzo alle pietre della roccia, fino a quando non lo trova. E questo legame con Dio che la Sacra Scrittura chiede, che Dio stesso chiede, questo rapporto che veramente diventa il tessuto d'amore, quella presenza di Dio, che deve provocare in noi il desiderio e l'entusiasmo dello stare insieme e del fare le cose insieme. È bello anche vedere come, e questo è segno di fede, è bello vedere come mentre si fa la salita al monte, questo per me è secondo anno, quindi sogniamo cose nuove, cose diverse. È bello vedere come il gruppo si comincia a stare più stretto, si comincia a pregare quando si sente pregare. Quindi vuol dire che la preghiera attira, la preghiera rende uniti, la preghiera di fatto dona quel desiderio di non stare in silenzio, perché pregare significa non stare in silenzio, non fare finta di niente, ma prepararsi a questo grande incontro pregando. E la preghiera stessa ci aiuta anche a essere persone che nella nostra fede, nella fede, scoprono il senso anche del testimoniare la verità, perché quando si crede in Dio e si segue Cristo, si segue una persona che nel Vangelo è definita verità. Quindi noi, come battezzati, siamo consacrati alla verità. Ed è bello sentire anche San Paolo, che nella sua follia, perché lui la esprime, la chiama follia San Paolo, perché seguire Dio, seguire Cristo, non è una cosa normale, non è una cosa umana, è una cosa da folli, perché significa amare infinitamente, amare tutti, amare senza escludere nessuno, quindi è una cosa da folli. Noi queste persone definiamo pazzi, perché non si può amare, diciamo, incondizionatamente. Allora, San Paolo definisce questo suo appartenere a Cristo follia. E allora dice una cosa che è fondamentale, e penso che questo veramente Santa Rosina l'abbia scoperto con tutto se stesso. Chi si vanta nel Signore. Non ci sono altre cose di cui vantarsi. Perché ogni cosa umana che può essere un vanto diventa un'ipocrisia, perché poi ognuno, poi nella maniera umana, ne facciamo un cavallo di battaglia del nostro vanto, e allora diventa ipocrisia, perché poi davanti a noi non c'è più nessuno, mentre quando ci vantiamo del Signore davanti a noi ci sono persone, perché poi sappiamo che siamo tutti uguali, che siamo tutti sulla stessa barca e tutti chiamati ad arrivare alla fine del monte, alla fine di quella scalata, alla fine di quel monte, c'è il Signore che parla, il Signore che ci accoglie a braccia aperte e il Signore che ci dona il premio di quella che è la sua grazia, che è la vita eterna. Però fino a quando non entriamo in questo meccanismo di vita, che è il meccanismo di salvezza, chi si vanti nel Signore, noi ci leghiamo a noi stessi. E allora andare a cercare questo sposo sempre e continuare sempre a cercarlo, per noi diventa anche segno di non fermarci mai, di stare sempre in movimento, di stare sempre alla ricerca di questo Dio, di questo Gesù, che per noi è anche lo sposo e noi siamo suoi sposi. Allora il canto della salvezza diventa più libero, diventa un canto di grazie, un canto di rendimento di grazie. Grazie Signore, grazie sempre Gesù, grazie di ogni cosa. Perché? Perché noi siamo di Dio. Allora quando nella liturgia della parola sentiamo che dobbiamo prepararci a questo incontro, diventa per noi importante capire come quelle lampade devono stare accese. Le lampade che sono espressione della nostra vita di fede, devono essere accese con la parola di Dio, non dimenticarci mai che quello deve essere quello che noi dobbiamo
ascoltare continuamente la parola di Dio senza far la parola nostra. È l'Eucaristia, che è l'incontro con Gesù Cristo, che ci fa diventare quest'amore infinito. Ed è così, ed è in questa maniera che si mantiene la lampada accesa. E anche se magari ogni tanto, come i più grandi santi, prendiamo qualche batosta volontaria, diventa per noi espressione di grazia, perché ci manteniamo legati a quella parola che per noi è la fede, verità. Questo non dimentichiamocelo mai. Del resto, Gesù stesso, non è morto perché qualcuno si è impazzito o perché qualcuno voleva ammazzarlo così, o perché qualcuno ha falsificato qualcosa per ammazzarlo. Lui è morto per la verità. È stato accusato di una cosa: tu che sei uomo ti fai Dio. Questo, cioè lui per questo è morto, perché lui si faceva il figlio di Dio, ma di fatto lo era. Quindi è la verità. Lui è morto per la verità che l'uomo non ha accolto. Allora chiediamola questa grazia al Signore, per intercessione di Santa Rosalia, che veramente il nostro cuore possa essere sempre colmo di gioia e colmo di speranza, perché così il mondo intero possa scoprire tramite noi quello che è di Dio. Dio è amore, e questo dobbiamo fare scoprire al mondo intero. E insieme, a conclusione di questo momento di riflessione, sentendolo veramente forte, diciamo: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ci alziamo in piedi e facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, celebrando in letizia la solennità di Santa Rosalia, eleviamo la nostra ardente supplica a Dio, fonte di ogni santità, che per Cristo suo Figlio e nel suo Spirito ci ha benedetti con ogni benedizione. Diciamo insieme ogni invocazione: ascoltaci Dio, nostra salvezza. Per la Chiesa, corpo del suo Cristo, perché lo Spirito Santo la arricchisca di doni e in essa tutti riconduca a cura reciproca e vicendevole amore, preghiamo. Per coloro che nella nostra Chiesa testimoniano e annunciano la parola, per quelli che servono all'altare, per quanti esercitano autorità, perché rispondano generosamente alla gratuità del dono ricevuto, preghiamo.
Ascoltaci, Dio, nostra salvezza. Per la nostra città, perché sappiamo rinnegare il male che la deturpa, impegnarci in opere che la migliorino e rinnovarci secondo i suoi progetti di vita, preghiamo. Ascoltaci, Dio, nostra salvezza. Per quanti sono nell'angoscia e nell'emarginazione, nella solitudine, nell'abbandono, nella malattia, nella miseria, per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, perché si adempia in tutti la beatitudine promessa, preghiamo. Per noi qui raccolti a fare Eucaristia, nel gaudio che oggi il suo spirito ci dona, perché con tutti i santi ci troviamo nella gioia dell'Assemblea Celeste, preghiamo. Padre Santo, che dai alla tua Chiesa la pienezza di ogni dono e nel tuo spirito la conduci a perfetta santità, concedici di vivere secondo il beneplacito del tuo volere, a lode e gloria della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli i doni che ti presentiamo nella solennità di Santa Rosalia Vergine, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai colmato dell'amore del tuo Figlio e riempito del dono del tuo Spirito la Beata Vergine Rosalia. Ella visse la solitudine dell'eremo in unione con il suo Signore, rifulgendo come esempio ai suoi fratelli, povera di spirito, purissima di cuore. Insieme a Cristo, gioiosa, offrì se stessa per giungere alla cima dell'agnello quale sposa ornata per il suo sposo.
a te inneggiano i cieli, gli angeli e i santi in esultanza. Al loro canto concedi che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo,
con gli Apostoli, Santa Rosalia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E insieme preghiamo il Padre, sentendoci tutti figli e fratelli, con le preghiere che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da tutti. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Signore nostro Dio, il mistero a cui ci hai fatto partecipare nella solennità di Santa Rosalia, alimenti la lampada della nostra fede e ci conservi vigilanti nell'attesa del tuo Figlio per giungere all'eterno convito nuziale, per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo alla conclusione di questa bellissima celebrazione. Don Nino, grazie. Grazie alle autorità, signor Sindaco, signor Comandante, Comitato, che ha fatto tutto di tutto per fare riuscire belle queste giornate. Devo dire bravi e grazie. Grazie al coro per aver animato questa bellissima liturgia. Sono stati bravi, i canti che hanno fatto con il cuore di Rosalia. E noi abbiamo potuto celebrare, ascoltare, lodare, perché questa santa, questa santuzza ci appartiene, è nostra, e non solo degli sevanesi, ma di tutti coloro che la onorano e la invocano. Intanto devo salutare coloro che si sono messi in ascolto con la diretta di Cristina Channel, i nostri compaesani, quale va il nostro saluto, il nostro abbraccio e anche la nostra preghiera. Con me, Francesco, anche lui saluta tutti gli stefanesi che, non potendo essere presenti a questa celebrazione, a questo pellegrinaggio, hanno potuto vedere attraverso i mezzi di comunicazione quello che noi stiamo celebrando. La sosta alla Rocca di Santa Rosalia, il pellegrinaggio, la messa solenne qui all'Eremo, in questo nostro santuario, oggi chiesa giubilare. Siamo entrati e allora, con una buona confessione, la comunione, le preghiere del giubileo, ecco il Signore ci fa dono di quella grazia che noi chiamiamo indulgenza, una grazia speciale, bellissima. Proprio in queste circostanze il nostro Vescovo, anche i santuari, le chiese dove vengono celebrate le feste, in modo particolare la festa patronale, per un giorno è festa, è chiesa giubilare. Non dobbiamo dimenticare quelle persone che ci chiedono la preghiera, non sono poche, sono tante. In modo particolare quelle mamme di famiglia che in questo momento stanno vivendo un momento un po' particolare di sofferenza. Li mettiamo nelle mani del Signore e nel cuore della nostra Santa. Vogliamo ricordare anche un ragazzo che questa notte, non si sa come e perché, si è fatto male. Non è stefanese, è un extracomunitario, sì. E speriamo che anche lui recuperi quello che è successo e possa ritornare al suo lavoro. Fa parte di quella gente che ci stendono la mano, le bancarelle. Non dobbiamo semplicemente fermarci a guardare, contate qualche cosa. Quella gente vive di queste piccole, attenzioni. È brutto se ne dovessero ritornare in altri paesi senza avere fatto qualche piccolo guadagno. Noi intanto questi fratelli e sorelle ricordiamo le nostre preghiere perché fanno parte di noi, vivono in quella maniera, stendono la mano in quella maniera e noi non possiamo restare indifferenti. La festa Santa Rosalia comporta anche queste realtà, questi incontri. Io questa mattina alla Rocca di Santa Rosalia, Sindaco, non ti dico quanti stefanesi, anche di lontano, che veniva da Genova, che veniva da Torino, che veniva da altre città, ci siamo incontrati, ci siamo salutati, ci siamo abbracciati, è stato molto bello. E ognuno saliva quei gradini, toccava le reliquie di Santa Rosalia, baciava quella pietra e poi se ne tornavano. È bello, anche qui, quando siamo arrivati, e ognuno voleva toccare. È come quella donna di cui parla il Vangelo,
faceva questa preghiera: se riuscissi a toccare con un dito il lembo del suo mantello sarei guarita. E Gesù l'ha guarito. Certo, tutti coloro che l'abbiamo toccato, quelli che l'abbiamo pregato, quelli che l'abbiamo invocato per una grazia, Santa Rosalia non resta indifferente, è con noi, prende le nostre preghiere, se le porta in cielo e li presenta al Signore. E allora, per tutta la giornata, la nostra Santa resta nel nostro santuario. Nel pomeriggio, alle ore 18:30, inizieremo il viaggio di ritorno. E poi, questa sera, la solenne processione di Santa Rosalia con i cavalcanti. E mi auguro che questi nostri amici possano veramente darci una mano e ci possano collaborare sempre nell'ordine, perché è una processione, è una festa, tutto si deve svolgere all'insegna dell'ordine, della legalità, dell'amicizia e soprattutto della collaborazione. L'uno deve sapere collaborare con l'altro, ognuno di noi non può andare per conto nostro, dobbiamo sapere essere, ecco, solidali l'uni con gli altri. Vi auguro allora buona giornata, penso che tanti di voi resterete sotto le nostre querce, in questo bosco, il comitato farà pranzo, e vi auguro buon pranzo, buona giornata e buona giornata di Santa Rosalia. Auguri a tutti voi, ma in particolare a quelle che portate il nome di questa nostra Santa Rosalia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona festa a tutti.